Buongiorno, siamo a Forno Canavese, paese altamente industrializzato. Ai tempi della guerra impiegava ben 1.500 operai su 3.500 abitanti. Forno Canavese è posto a 40 km da Torino verso nord-ovest. Vi raccontiamo la prima battaglia di Montesoglio, avvenuta il 7-8 dicembre del 1943. Qui a Forno, dopo la resa dell'8 settembre, si erano formati i primi gruppi di patrioti. Cioè tutti i militari italiani cui si erano associati militari slavi, ex prigionieri di guerra e ex prigionieri alleati. Qui si era formato al comando di Prospero Nicola Alfonsino, detto Funso, il battaglione Montesoglio, costituito tutto, ripeto, da patrioti, tutto da militari. Dunque, subito alle falde del Montesoglio c'è la borgata dei Boieri, dove erano quartierati i patrioti. Qui ci troviamo ai Boieri, che è la frazione più alta di Forno. Siamo oltre 1.000 metri di altezza. In queste case c'era l'acquartieramento dei patrioti del gruppo Montesoglio. Più in alto c'è una palazzina, cosiddetta la palazzina dell'avvocato, che era sede del comando, sotto il tenente Bartolomeo Grassa, vice comandante sotto Nicola Prospero. Presento un testimonio che può dire dove fossero Sì, localizzati i patrioti. per sentito dire Sì. E da mio padre, dai nonni, dai vecchi, nei racconti nelle stalle. Ma qui era tutto, come vede, tutto in pietra così, eh. La struttura sono sempre quelle lì, sono state aggiustate. questa era la mulattiera, che era l'unica via di accesso. Qui erano tutti prati, Sì, perché i prati servivano all'economia della gente, sì, non c'era perché... una pianta. E Oh, di si qua vedeva si dominava tutta la vallata e tutto il paese. tutto. Sì, qui non. Se arrivava uno lì in cima alla salita che abbiamo fatto, si vedeva. Ma il gruppo qui venivano a dormire sopra il fieno, così dove, come potevano, perché non è che avessero. Usavano tutti questi casetti qua da. Certo, il gruppo era Perché? costituito da circa 100 persone ed erano sistemate in queste vecchie Grazie. baite. Perché poi sopra erano solo fienili. Sotto c'erano le stalle, come fosse qua, Ah sì, e sopra certo. fienili. Così c'era il camino per fare da mangiare e fare qualcosa. Di là era la prigione. La usavano così come. E poi qui sotto invece l'infermeria. Era questo, in questa, sto bugigattolo, chiamiamolo così. Questa invece sotto sempre c'era la prigione, la usavano così da. Una volta arrivata su mia mamma, avevano l'acqua che si andava dentro e allora lei. Ma non vi vergognate, li ha sgridati, insomma. E ha tolto l'acqua di là, l'ha fatta andare giù per il prato perché non. Per come punizione, ecco, le avevano messo dentro la. E le case bruciate c'era questa qua che è stata rifatta completa perché era proprio. E quella sopra di là. E Bruciate da chi? Dopo dai tedeschi. Io. la battaglia, la rappresaglia. Sì, per rappresaglia, perché quando sono arrivati su, dove vedevano che avevano abitato i partigiani o che avevano dormito, perché fieno e foglie. Sì.
Ecco, questa era la palazzina dell'avvocato. Qui c'era il comando. Aspetti che purtroppo Montesoglio non lo vedi, perché c'è la foschia. Questi si chiamano i Roik da Cruasera, perché lì ci sono i corvi. Questa è la palazzina dell'avvocato, sede del comando del gruppo. Questo posto è stato scelto perché era la casa più bella e perché era il posto più in alto, da cui si dominava tutta la zona. Questi patrioti avevano dato fastidio ai tedeschi e allora il generale Willy Tengsfeld, comandante della polizia militare ed aveva il compito dell'ordine pubblico sul territorio, aveva inviato un suo militare che era venuto alla fine di novembre del 43 in Borghese, aveva girato diversi giorni per il paese e si era reso conto della situazione. In più il primo dicembre del 43 aveva sorvolato la zona in aeroplano, soprattutto le zone di montagna dove erano quartierati i patrioti, cosa che aveva allarmato parecchio i nostri. Così il 7 dicembre giungono all'alba nel paese i tedeschi. È un'autocolonna di ben 140 automezzi con armature pesanti. Sono 8 cannoni da 149 mm, 6 mortai da 75 e un mortaio da 81. Vengono dalla caserma di Cornier, dove hanno passato la notte. Invadono presto il paese, girano nelle varie borgate, soprattutto nella borgata di Casavieta dove c'era il comando di Funso, e chiedono dove sia il capo dei ribelli. Girano per tutto il paese in cerca di armi, che sequestrano, prendono in ostaggio 40 persone e poi arrivano fino all'ultima borgata, che è la borgata dei Milani, sotto il santuario dei Milani. La sera del 7 i nostri suoi boieri vengono informati dal comitato militare del CLN dell'imminente attacco la mattina successiva dei tedeschi. 8 dicembre 1943, giorno effettivo della battaglia di Montesoglio. Giornata fredda e nebbiosa con un metro di neve circa. Formazioni in lotta. Da una parte i tedeschi all'attacco con 3 compagnie di polizia militare più un gruppetto di Waffen-SS molto armati con l'appoggio di 2 carri armati pesanti. Dall'altra parte i patrioti, 97, di cui 49 soltanto armati, con 9 mitragliatrici funzionanti. Alle 8 del mattino incomincia il cannoneggiamento da parte dei tedeschi, che sparavano e da Forno e dalla frazione di Cima Piasole. Qui erano tutti prati con un'ampia visione dalla montagna. Di qua sparavano i cannoni da 149 verso la montagna. Il bombardamento e il combattimento dei tedeschi che si avvicinavano e sparavano mentre salivano è durato 3 ore. E fino a quel momento, dicono, nessuno è rimasto ferito. Alle 11 si accorgono di essere quasi circondati perché i tedeschi sono saliti dai 2 canaloni, uno a sinistra e l'altro a destra lungo il torrente Viana. A questo punto, per evitare l'accerchiamento alla fine, sono partiti all'assalto i serbi, sono partiti all'assalto alla baionetta, divisi in 2 gruppi.
Ecco, da tutto questo costone si sono lanciati all'assalto con un tale impeto da fare retrocedere i tedeschi, che sono ritornati in basso e hanno sospeso il fuoco per circa un'ora. A mezzogiorno è ripreso il combattimento. Qui c'era un po' tondo, un muro di pietra alto 50-60 centimetri, e qui c'era la mitragliatrice, perché se salivano da Viana, come cercavano di sbucare, perché piante non ce n'erano, come sbucavano sulla collinetta di lì, li falciavano. Questa era dove c'era sta mezzaluna, diciamo, e ci sono questi due o tre sassi di... Sì, bloccavano da sì, e da sì, non riuscivano a salire. Allora, visto che i tedeschi stavano avendo il sopravvento, il comandante Grassa ha deciso di fermarsi con un gruppo di uomini destinati alla morte e far andare gli altri in modo che si potessero salvare. Questi sono saliti in alto verso il costone di Montesoglio per svallare poi verso Pianaudi. È stata una salita molto difficoltosa, con la neve che arrivava alle spalle. Sono arrivati sul costone dopo ben 4 ore, cioè verso le 4. A questo punto hanno sentito che gli spari stavano cessando e quindi la battaglia qui era finita, e i 18 che si erano fermati, questi sono stati presi prigionieri. Qui la facciata era tutta bucherellata, trivellata di colpi. Perché sparavano su da cima piasole con cannoncini. E c'erano proprio dei buchi così, proprio. E poi anche con la mitraglia, che c'era tutte le pallottole piantate, perché qui è stato un bel... E poi avevano bruciato il tetto. Per quanto riguarda invece Saverio Papandrea, alla postazione della sua mitraglia più verso la sinistra, ha sparato fino all'ultimo colpo, poi, benché ferito, non si è arreso, si è abbrancato alla sua mitraglia e si è lanciato nel sottostante piccolo burrone. Però non è morto, i tedeschi gli sono stati sopra, e con uno sgabello della stalla che c'era lì vicino, che usavano a mungere, gli hanno fracassato la testa. E così è morto Saverio Papandrea. Come battaglia è stata sicuramente una battaglia gloriosa e che rende merito, e penso che sia il giorno più glorioso della storia di Forno. Allora, secondo i calcoli del comandante di Funso, che ha lasciato scritto nel suo diario, i tedeschi morti sono stati 250. E 150 feriti. I morti dei patrioti sono stati 8 più i 18 che sono stati presi, torturati e fucilati. Over Forno, l'evento del 7-8 dicembre del 43, è un evento tragico che a 77 anni di distanza ancora sempre ben nella mente, perché sono ancora vivi qualcuno di quelli che a quell'epoca hanno vissuto direttamente questa situazione. Infatti noi comuni e tutti gli anni continuiamo a ricordarla con la partecipazione di molte persone all'8 dicembre. Alla sera dell'8 dicembre, i 18 si erano fermati e sacrificati per permettere ai compagni di mettersi in salvo. Esaurite tutte le munizioni, sono stati arrestati, sopraffatti dai tedeschi e condotti nello scantinato di questa casa del fascio. Qui siamo nello scantinato della casa del fascio. Qui sono stati portati prima i 40 ostaggi fornesi che erano stati arrestati il giorno 7 quando sono arrivati i tedeschi, e poi la sera dell'8
i 18 prigionieri. Nella notte sono stati maltrattati, picchiati, torturati in ogni modo. L'ufficiale delle SS era anche l'ufficiale picchiatore e periodicamente, una volta o due all'ora, scendeva nello scantinato e picchiava i prigionieri, soprattutto inveiva contro il tenente Grassa, perché aveva la divisa da ufficiale dell'esercito italiano e perché aveva in mano il crocifisso e perché aveva nascosto nella borsa la pila Gerger che faceva la faccia, che era una dinamo a mano che serviva, che tutti avevano a forno a quel tempo per fare luce di notte. A un certo punto, la mattina del 9, i prigionieri sono usciti e hanno parlato con i civili che erano stati presi in ostaggio. Hanno consegnato le loro povere cose e si sono raccomandati per far sapere ai familiari, soprattutto il Bartolomeo Grassa perché aveva 3 bimbi. E poi soprattutto il Marino che ha scritto alla figlia, che diceva: noi patrioti, noi che amiamo molto la patria, fate attenzione, eccetera, eccetera. Alla mattina del 9 sono stati liberati i 40 presi in ostaggio di Forno. Nel frattempo il capitano Reinke, che comandava le truppe tedesche, ha telefonato a Torino, dove c'era il generale Tengsfeld, e chiede: cosa ne faccio di questi prigionieri? È arrivata la risposta del generale Tengsfeld, il quale ha detto: in base agli ordini ricevuti dal comando supremo, che allora per l'Italia del Nord era il generale Rommel, devono essere fucilati perché ribelli in armi. Verso le 16 sono stati fatti uscire. Nel frattempo erano stati fatti uscire anche gli operai delle 2 fabbriche adiacenti. Sono stati fatti schierare qui davanti al muro in modo che potessero assistere all'esecuzione e imparare che non bisogna ribellarsi ai tedeschi. I prigionieri sono stati fatti uscire, erano così malconci che nemmeno i parenti riuscivano a riconoscerli. Sono stati allineati, è stata letta loro la sentenza che li condannava a morte come traditori e quindi da essere fucilati alle spalle. Il tenente Grassa, a nome di tutti, ha chiesto i conforti religiosi che sono stati negati. Allora lui, prendendo in mano il crocifisso e rivolgendosi ai suoi soldati, ha detto: coraggio, ci negano i conforti religiosi, prepariamoci da noi a morire. E si è fatto il segno della croce e imitato anche dagli altri. Poi 9 sono stati, tra cui il comandante Bartolomeo Grassa, sono stati allineati contro il terrapieno vicino e sono stati posti di schiena. Un attimo prima di essere fucilati, il tenente Grassa si è girato, guardando bene in faccia i nemici che li stavano fucilando, il portone d'esecuzione, gli ufficiali, ha detto: oggi voi ci fucilate come traditori, ma domani l'Italia saprà bene chi sono i traditori. Fucilati i primi 9 e caduti, sono stati allineati gli altri 9 e fucilati anche questi. Un ufficiale tedesco che parlava italiano ha detto, come monito alla popolazione: così i tedeschi puniscono i traditori. Adesso seppelliteli in una fossa comune. Il comune
credo negli anni 70, ha voluto erigere questo monumentino qui, in cui sono riportati i fucilati del 9 dicembre e sono questi 18, tra cui lui. È una storia particolare questo di Canella, che va ricordata, perché essendo nipote di Bartolomeo Grassa, quando c'è stato il momento dello sganciamento per salvare quelli che potevano salvarsi, lo zio Bartolomeo Grassa, visto che il ragazzo era molto giovane, ha detto: tu unisciti a quelli che stanno sganciandosi e noi rimaniamo qua a coprirvi le spalle per la ritirata. Il ragazzo non ha voluto, avrebbe potuto salvarsi, il ragazzo non ha voluto, è morto insieme a suo zio, pare che si tenessero per mano, però non ha abbandonato i suoi commilitoni. Ecco, qui tutti gli anni all'8 di dicembre convergono da tutti i comuni limitrofi, perché è stata forse una delle prime battaglie partigiane, e si fa la rievocazione storica in questo posto qui, con anche gli alunni delle scuole che vengono a ricordare i caduti.